Ciao a tutti i cagnacci, video molto improvvisato, quindi prendete le opinioni molto alla leggera perché sono frutto di un'analisi mia personalissima, non ho visto le reazioni di nessuno né degli altri partiti politici, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque nella direzione PD si è appena approvato il documento programmatico di Renzi che vedrà un cambio, una staffetta al governo. Letta probabilmente si dimetterà senza forzare la procedura. Senza parlamentarizzare la crisi, si dimetterà e Renzi cercherà in Parlamento i voti per ottenere la fiducia e diventare il nuovo Presidente del Consiglio. Una cosa rischiosissima, ma adesso andiamo a dire meglio. Primo punto di questa cosa. Sto leggendo in giro, ecco un altro Presidente del Consiglio non eletto dal popolo, ecco. Allora, io non so davvero voi in quale mondo viviate, non so davvero dove vi informiate, ma voi cittadini, da quando è nata la Repubblica Italiana, mai c'è stata una votazione in cui il cittadino ha scelto il Presidente del Consiglio. Novità, novità assoluta, sì, è così. Purtroppo per voi c'è un articolo, che ripeto, il video è fatto molto all'improvviso, dovrebbe essere l'articolo 92 della Costituzione, comma 2, che dice che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri. Quindi, da sempre è prerogativa del Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio. Quando voi andate a votare, non votate il Presidente del Consiglio, andate a scegliere, con le diverse modalità che ci sono state, sia di quelle del Porcellum che del Mattarellum, di tutte le altre formule elettorali, andate a scegliere chi ricoprirà i seggi del Parlamento. Voi scegliete semplicemente il, diciamo, quale partito debba vincere, quale partito debba mettere i suoi parlamentari seduti sugli scranni, non lo so, del Parlamento. Quindi voi non scegliete il Presidente del Consiglio. Ovviamente il Presidente della Repubblica, una volta utilizzati i suoi strumenti, che sono ad esempio il mandato esplorativo oppure le consultazioni, affida l'incarico a chi ha più opportunità di ottenere l'incarico. Ovviamente se un partito è maggioranza del Parlamento, mettiamo caso del Partito Democratico, è leader del Partito Democratico Renzi, è ovvio che abbia più possibilità degli altri di prendere la fiducia e quindi il Presidente della Repubblica darà nelle sue mani questo incarico, ma non è scritto da nessuna parte che il Presidente della Repubblica non possa avere. Il Presidente della Repubblica può sciogliere o non sciogliere le Camere, è un suo diritto, un suo potere. Il Presidente del Consiglio lo deve scegliere lui, non lo devono scegliere i cittadini. Qualcuno dice: ma qui si interrompe la democrazia, non fanno scegliere il popolo ha comunque sempre un momento in cui può esprimere il suo voto per scegliere quale sarà la maggioranza parlamentare, che è ogni 5 anni, quello è un diritto che non gli può togliere nessuno. Quindi, per cortesia, lasciamo da parte la propaganda grillina, destrina, basata sugli articoli di chi, cioè il Novella 2000, e magari iniziamo a informarci bene. Detto questo, ritengo che però la mossa di Renzi sia rischiosissima. Sia rischiosissima perché è come se andasse a compiere, secondo, diciamo, qualsiasi minimo analista politico, qualsiasi persona che segue la politica, va a compiere quasi un omicidio politico, perché va a imbarcarsi in una situazione che non è differente da quella di Letta. Sarà sorretto più o meno dalla stessa maggioranza che sorreggeva Letta. Qualche fuoriuscita dei grillini, qualche ritorno a sinistra, non lo sappiamo, comunque la maggioranza sarà quella e mi chiedo che cosa pensa di fare lui nella stessa situazione in cui era Letta. A quel punto era meglio lasciare Letta. Quindi è assurdo andare a depotenziare la tua immagine di risolutore, uomo dinamico. Quindi complimenti, un gran coraggio, Matteo. Devo dire anzitutto che ti stai prendendo una grossa responsabilità, non come il Movimento 5 Stelle, che pur di fare solo belle figure non si è voluto sporcare le mani. Tu probabilmente sporcando le mani perderai del consenso, ma io ti ringrazio per questa presa di responsabilità e stai facendo una cosa, caro Matteo Renzi, che sicuramente a te non conviene. Potrebbe convenire al paese se saprai imporre la tua linea, ma mi chiedo come farai. Allora, io sapete che mi sono detto, questa è l'analisi che voglio fare io. Chiunque segue minimamente la politica ha capito che Renzi lo vogliono tutti là, Berlusconi, Grillo e l'opposizione all'interno del PD, perché così si brucerà. Ora, se l'abbiamo capito io, molti che parlano di politica, tutti gli altri, volete che non lo sappia Matteo Renzi? Allora mi chiedo, quando uno è consapevole di una cosa del genere, può veramente, per puro eroismo, andare a cercare di sollevare le sorti dell'Italia? Sarebbe una mossa un po' suicida, un po' folle, poco razionale, poco da uomo politico, un po' da speranzoso. Allora mi sono detto, secondo me lui ha un piano. Il problema è dire qual è il piano che Renzi? Io sono arrivato a due possibili soluzioni. Ditemi voi se sono fattibili. Il primo è, sa che Alfano voterebbe anche, tra
trasformiamo baci a bracci in Berlusconi fa schifo, Alfano, per paura di andare subito alle elezioni e rimanere fuori dal Parlamento, voterebbe anche la più stupida delle leggi. Il problema è questo: quando tu fai questa mossa, è che stai mettendo in conto una cosa che è un rischio. Cioè, non siamo sicuri che Alfano rimarrà timoroso di Dio per sempre. Appena acquisirà un po' di forza, tu potrebbe acquisirla tra un mese e lasciarti a piedi. Perché Alfano ha bisogno di tempo per dar vita, mettere in piedi la sua nuova creatura, il nuovo centrodestra, che è stato un travaglio politico di separazione da Forza Italia, eccetera. Quindi Renzi potrebbe proprio puntare sul fatto che Alfano ha paura di andare al voto. Un'altra possibilità che c'è è che lui voglia andare lì, andare al governo e dire: facciamo questa cosa che serve, facciamo questa cosa che serve, facciamo questa cosa che serve, arriva Alfano, arriva quell'altro, no, ma noi no, perfetto, fatemi cadere. E a quel punto però la responsabilità di non fare le cose che servono al paese se la prendono gli altri. A quel punto si va a rivotare, Renzi non esce completamente depotenziato, esce con l'immagine di chi ha provato a fare la cosa che serviva, probabilmente troverà un ostruzionismo non solo a destra ma anche del Movimento 5 Stelle, e si vedranno veramente coloro che vogliono cambiare il paese e chi invece vuole conservarlo in quella posizione. Queste sono le uniche due cose che mi vengono in mente. Perché, ripeto, a Matteo Renzi non conviene andare a prendersi questa responsabilità. E quindi io lo stimo ancora di più, perché dimostra un coraggio che il Movimento 5 Stelle non ha dimostrato di avere. Renzi fa un discorso e dice: noi siamo un partito grande, abbiamo i numeri in Parlamento, siamo noi che possiamo dettare la linea, dobbiamo provare a prenderci le nostre responsabilità. Quindi si sporcherà le mani, quindi fallirà, quindi a volte non farà belle figure, alcune volte dovrà cedere al compromesso, e questo ovviamente presterà il fianco al lucro grillino. E sei incoerente, bla bla bla, sicuramente, perché la politica per fortuna non è fatta di persone coerenti che rimangono fisse nello stesso punto per fare bella figura. C'è anche qualcuno che sacrifica la bella figura personale per il bene altrui. Quindi ringrazio Matteo Renzi, speriamo di capire un po' meglio nei prossimi giorni questo grosso rischio politico che Matteo Renzi si sta addossando. Ciao a tutti, cagnacci, alla prossima.